Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family! Sigla! Tan tan tan. Oggi Vale non c'è. Oggi Vale se n'è andato a Roma. E questo è un altro giorno da soli con me. E con Mammo questa volta, perché Mammo oggi è uscito a 1 di pomeriggio. È tornato, ha mangiato e adesso sta facendo le minne. E Vale è partito, è andato a prendere il treno da Milano e poi andrà a Roma e tornerà domani alle 4. Raga, devo dire che sono un po' in ansia, perché io la sera ho letteralmente paura di stare sola. Dormire senza Vale sarà strano, devo dire la verità, sarà strano, perché noi non ci dividiamo mai, raga, e quando dico mai, proprio mai, cioè succede una volta ogni morte di succede solamente quando cadono i maiali dal cielo, cioè mai. Comunque, niente, Martina adesso sta facendo il riposino e io ho deciso di fare questo vlog all'insaputa di Vale. Niente, è a sua insaputa, non so che video sarà. Sì, lo so che video sarà un video da soli con me per tutto il giorno e tutta la sera. Quindi vedremo come procederà la mia serata. Io ho paura dei ladri, ho paura di fantasmi, ho paura di tutto. E poi la casa nostra è grande, noi abbiamo una casa enorme, raga. E quindi è ancora più ansioso, perché sento i rumori, scricchioli. Vabbè, ma devo farcela, perché ho Martino e il fratellino. Stavo per dire il nome, ma il fratellino. Strano, mi fa strano che sto iniziando un video senza che lo sa Vale e che dormirò da sola. Cioè, vi porterò con me anche nella mia serata di oggi, perché voglio mostrarvi come andrà, voglio ricordarmi questo giorno, perché so che non accadrà molto spesso. Meno male, per fortuna. Fino a domani alle 4 io sarò sola. Forse farò anche domani un altro video, non lo so. Però intanto godetevi questo fino a questa sera. Amore, dove sei? Sono qui alla finestra che ti aspetto. Quando torni? Domani. Devo dormire da sola. Sola soletta. Comunque, come possiamo notare, mi sono arrivati dei pacchi che tanta roba è per me e tanta roba è per la cameretta nuova del fratellino, quindi adesso magari li apriamo insieme al volo. Ok, mi sono munita di coltello e fascetta. Perché la fascetta? Boh. Perché mi ricordava Ale, lui se la mette sempre questa. Ciao amore, ti penso anche così. E adesso che ho aperto tutti i pacchi, poi mostro anche i vestitini che ho preso, andiamo a portare tutta questa pila in camera del fratellino. Intanto Martino di là che dorme. Adesso andiamo a vederlo. Ed ora vi mostro anche le cosine che ho preso solamente per me. Cioè queste. Questi sono, ah vabbè, classici leggings lunghi neri. Ho preso due canotte, guardate che belle. E infine questa qui, classica, così con le righe. Non lo so, mi dava un po' troppo da nonna, ma la cosa non mi dispiaceva. Molto carina. Amore, sono le 3:13, tu non sei più qui con me. Sei a Roma? No, sei un treno in questo momento. In più il mio amore, prima di andarsene, mi ha comprato il cocomero, perché gli avevo chiesto se me lo comprava. E me l'ha preso, così adesso fra poco lo taglio, lo preparo già per Martino e ce lo mangiamo insieme, cioè per Martino e per me, e ce lo mangiamo insieme. Mamma mia, raga, che strano. Comunque, ecco il cocomero, la perla nera del corsaro. In più oggi fa veramente molto caldo. Guardate il nostro giardino quanto è bello. È tutto tosato e rasato dagli erba di Val, dal suo amore, da lui che cammina per tutto il prato. E Val è innamorato di lui. In realtà deve... Ciao autobus.
comunque dall'autobus vedono praticamente dentro. Stavo dicendo, Vale è innamorato di lui e gli deve dare un nome, quindi potete, se volete, scrivere in questo esatto momento qui sotto quale nome possiamo dargli a questo tosa erba. Io lo chiamo cagnolino perché gira per casa, gira per cioè, sembra un cagnolino vivente, giuro. Come possiamo chiamarlo? Non Bosch, per favore, siate più originali. È ripartito. Vai, vai, senza nome per ora. Comunque state scrivendo milioni di nomi, continuate così. Ora farò delle clip d'amore con questo Bosch. Per Vale, per fargli capire che lo penso sempre. Musica di sottofondo, grazie. Raga, mamma mia, quanto fa caldo. Devo rinfrescarmi un po'. Oh, sì, così va meglio. Sono le 4 e Martino ancora dorme, quindi prima di andarlo a svegliare io direi di iniziare a tagliare un po' di cocomero, così almeno quando si sveglia già ha il cocomero pronto. Stavo per tagliare un dito. Ok, piattino di mammo pronto, anche il mio. E ora chiudiamo l'anguria e mettiamola in frigo. Ora mi vado a mangiare la mia anguria e poi sveglio mamma e gli faccio mangiare a lui la sua anguria. Ovviamente me la mangio prima perché così almeno dopo riesco a stare più attenta a lui che mangia l'anguria, eccetera. Comunque sto più con lui tranquilla, ecco. Qui si balla mambo, merengue e salsa. Senti sulla spiaggia che qui si salta. Godetevi anche voi questo momento. Ok, sono corsa dentro perché ho detto fatemi controllare intanto se Martino dorme veramente. Sta ancora dormendo. E raga, io devo andare a svegliarlo. Cioè sono le 4:30. Mi farà ridere raga, ma quando ho detto mi sono quasi mozzato un dito, me lo sono mozzato veramente. Cioè ho un taglietto. Quindi non puntate mai quando tagliate il coltello verso di voi, puntatelo sempre verso l'esterno. Comunque adesso andiamo a svegliare mamo, perché sennò dorme troppo. Mi hai sentito, eh? Ciao! Prendiamo pannolini e cambiamoci! Ah, salute! Formichetta, zoom papà, che finisce sotto a letto, zoom papà. Ah, che puzza di cacca. Un piedone, un papone. Dov'è papà? Dov'è papà? Dov'è papà? Vieni su, amore. Oh, bella. Raga, sono qui con mamma e diciamo che ha fatto una delle sue cadute. È scivolato in bagno e si è fatto un po' un figozzetto sotto i capellini qui sotto. Io da mamma sono scoppiata a piangere perché raga, cioè è veramente spaventosa come cosa per una mamma. Ok, devo raccontarvi cosa è successo in questi secondi che non ho registrato. Io ho fatto il bagnetto a Martino e... Che senti, amore? Cosa c'è? Cosa vogliamo vedere fuori? E niente, lui è scivolato, ha sbattuto un po' la testa e gli è venuto un figozzo. Io proprio sono andata in escandescenza perché mi sono messa veramente troppa paura. Troppa. Ho pianto fino adesso.
e mi ho preso un colpo, raga, ve lo giuro. Cioè, io da mamma, poi quando sarete mamme lo capirete, ma mi si è fermato per un secondo il cuore, ve lo giuro. Mi ha preso un colpo perché ho visto che piangeva, ho detto cazzarola, cioè ha un mega ficozzo, io ho messo la consolida e ora si sta sgonfiando, ma può succedere a tutti. E solo che la cosa mi ha messo veramente troppa paura, raga, ve lo giuro, troppa. Però adesso sta bene, gli ho messo la consolida, il ghiaccio e basta. Non è stata una distrazione, ma io stavo prendendo una cosa, raga, per i bambini è veramente un secondo, un attimo, una frazione, un istante, un momento, un secondo che si facciano male. Infatti non è mai successo, mai, mai, e proprio oggi. Ora non riesco a staccarmi da lui. E stavo dicendo, dato che voglio andare sulla macchina, ho preso le scarpette. Mami, vieni. Che può succedere a tutti e l'importante è mantenere la calma e mettere subito ghiaccio. Devi essere pronto a tutto. Fortunatamente non è niente di grave, però mi è preso un colpo, raga, ve lo giuro. Ve lo giuro, ho pianto come una bambina. Come una bambina ho pianto. Più io che lui. Vieni, amore. Andiamo, dai. Quanto ti amo, amore. Scusa. Andiamo, mami. Andiamo sulla macchinina. Così. Amore, sei contento? Mamma ti telecomanda. Pausa cocomero, vero amore? Buono cocomero. Mamma, ti amo da morire. Cioè, io lo amo più della mia stessa vita, raga. Io potrei morire per lui. Io veramente, raga, se adesso qualcuno mi dice per salvare Martino devi uccidere, io mi uccido. Cioè, potrei fare qualsiasi cosa per lui, qualsiasi. Per quello che mi sono spaventata così tanto e so che è solo una botta. Però raga, è stato, mi ha preso un colpo perché non sono abituata, non cade quasi mai, cioè nel senso siamo super attenti sempre, ma è stato sapete, con la pancia grande non riesco a muovermi velocemente eccetera, e il tempo di girarmi e allungarmi per prenderlo è stato, raga, in un millesimo di secondo, ve lo giuro. Però può succedere anche questo e non devo sentirmi una mamma sbagliata se mio figlio ha preso una botta. Solo che non sono abituata, è stata una delle mie prime volte, quindi devo imparare anche questo. Ora gli ho messo, cioè prima gli ho messo subito la crema consolida, vero amore? Per le botte, sì, i traumi. E niente, adesso è passato tutto, amore, gli si sta anche sgonfiando. Però la paura è stata devastante, ragazzi, devastante. Quanto sei bello, amore. Cosa mangi, il cocomero? Che tazzaccia di cocomero? È luglio. Fa caldo e mamma mangia il cocomero.
Eh sì, è il telecomando della macchinina, amore. Dopo ci riandiamo, va bene? Vieni con mamma. Ok, dopo lo spavento di oggi sto preparando da mangiare a Mamo. E sono le 6 e... no, sono le 7 adesso. Lui mangerà e poi andrà a fare le minne, così si riposa. Vabbè, ovviamente lo tengo sotto controllo comunque. Quasi pronta la carne e adesso andremo a dare da mangiare a Mamo. Oddio, che giornata, mamma mia. Proprio oggi, cosa succede? Però sta bene. Ok, Mamo ha cenato e scusate raga, ma sono ancora un po' sconvolta, nel senso che mi era preso talmente tanto un colpo che mi ha devastato. Comunque è stata Dio, ha mangiato tantissimo e adesso gli sto facendo il latte e ora lo metto a dormire a nanna, anche perché è stanco. Sono le 8 di sera e Martino si è ufficialmente addormentato e io lo sto guardando tramite l'applicazione. Finalmente posso rilassarmi. Mamma mia, che giornata, raga. Cioè, è stato così assurdo che proprio oggi Martino scivolasse. Cioè, assurdo. Ve lo giuro, non me l'aspettavo perché non è mai successo. Però questo mi insegna a capire come comportarmi anche se mi ritrovo sola in casa e succede qualcosa, devo avere i nervi saldi, devo capire effettivamente cosa devo fare, come devo muovermi e non andare in panico, in agitazione. Devo dire che inizialmente ho avuto panico e agitazione, ma dopo ho detto no, devo farlo, cioè ci sono solo io come fa Martino. E quindi ho tenuto denti stretti e ho subito pensato lucidamente cosa devo fare. Infatti gli ho messo l'acqua, la pezza bagnata, il ghiaccio e poi gli ho messo la crema consolida della Just, che lo ha aiutato tantissimo. Infatti ultimamente, cioè prima di andare a dormire, era già tutto sgonfio, però ovviamente è un po' di ficozzo e succede, i bambini cadono, i bambini poteva cadere con me, poteva cadere con Vale, poteva cadere da solo e succede. Anche questo vuol dire essere una mamma. E non capita spesso, però quando capita ti fa un attimo uè, cioè ti non lo so, è una sensazione stranissima, perché è come se ti cascasse in quel momento il mondo addosso e devi fare di tutto pur di farlo rialzare, e quindi devi essere forte. Wow, mamma mia raga, è stato pazzesco, per quanto possa essere pazzesco, non so spiegare l'emozione che ho provato, panico, ansia. Ho cominciato a piangere più che lui per un'ora, infatti non ho registrato per un'ora, infatti erano tipo le 4 poi e lui mi guardava, io piangevo, però cercavo di non farglielo capire, però lui non è scemo, capito? E quindi ho capito che è così, non è facile essere mamma, ecco. Non è facile essere mamma e in questi momenti devi avere proprio i nervi saldi. Devi essere forte per lui. Il sole sta tramontando. Sono sul dondolo e adesso vedremo cosa fare. Si sta avvicinando la sera e come sapete io ho l'ansia e la paura di rimanere sola in casa la sera. Cioè io ho proprio il terrore. Ho proprio il terrore, infatti vi porterò con me tutta la sera finché non mi addormento. E domani farò un altro video. Sì, tanto Vale tornerà alle 4, quindi se non più tardi. Quindi pensate che in questo momento Vale è a Roma. Cioè se io volessi in questo momento averlo qui, non si può, ma neanche tipo fra 3 ore, 4, cioè non si può. È a Roma. Quanto siamo distanti adesso, quanto mi manca. Mi manca proprio, che adesso salta qua in giro, canta. Amore, mi manchi. Andiamo a vedere mamma come dorme.
Come avete visto, sta dormendo sogni profondi. Amore, mi manchi, sei ovunque. Guardate, ovunque, anche lì in fondo. Sto sudando tantissimo, raga, ve lo giuro, ve l'ho detto pure nell'aggiornamento, io sudo troppo questi giorni, infatti ho spostato il ventilatore che era qui, l'ho messo in camera, e il buio sta calando ufficialmente, guardate. Guardate quelle nuvole, che meraviglia di colori. Mamma mia. 5 minuti fa sono scesa giù, sono corsa in garage e ho preso le lasagne, così almeno non devo rimanere in cucina da sola, dato che guardate è tutto buio di qua, io ho l'ansia, cioè immaginate a che livello, cioè immaginate a che livello sto, cioè proprio pro, la pro dell'ansia, sono tutta sudata, guardate raga, cioè pazzesco. Comunque adesso metto a fare le lasagne, così per 18 minuti non devo essere qui dentro la cucina al buio, cioè non è al buio, ci sta la luce, però guardate che ansia, ditemi se non è ansiosa sta roba, cioè. E poi prendo la lasagna e me la mangerò sul letto come facevo con Vale. Lo faremo domani, cioè domani torna. Però mi manca, raga. Ho risposto anche a delle domandine su Instagram, mi state facendo compagnia? E niente, mi manca Vale. Amore, dove sei? Dove sei? Che paura, raga. Si sta facendo sempre più buio. Non ci credo, sono venuti a citofonarmi i bambini a quest'ora. A quest'ora? Cioè, per chi è volata la palla di qua. Ma io dico... Lancio di qua, eh? Niente. A quest'ora. Cioè, io dico... Ma io dico... Martino mi sta dormendo. Cioè, avevo appena finito di dire ma che ansia e mi citofono... Vabbè. Comunque, come si fa questa lasagna? Ok, ho messo a fare la lasagna e adesso dobbiamo aspettare 19 minuti. Proprio fresca, eh. Però è della Frosta, la marca più buona, quindi top. Si mangia bene, gourmet. Ok, ufficialmente buio. Guardate, raga. Adesso vado a ricontrollare Mamo e poi... Che paura! E poi mi metto qua sul letto e mi guardo la TV e chiudo tutto e serro tutto, tutto serro. Vado a vedere Mamo. Dorme beato. Oddio, ma io mi sono dimenticata. Ma io mi sono dimenticata che devo salire su. Oddio, che ansia. Al volo, al volo, al volo. Al volo, al volo. E voi mi state chiedendo... Chi deve prendere al volo? La Switch. Oddio, scendi, che ansia. Oddio, sono andando con io. Che ansia. Oh. Lascio acceso, così i ladri sanno che c'è qualcuno in casa. Mancano ancora 8 minuti. Dai, lasagna, sbrigati. Lasagne pronte, sentite il rumore? Mamma mia. Ok, io sono strapronta per la mia nottata da sola. Raga, è bruttissimo, voglio Vale, voglio Vale. Comunque, qui mi sono preparate i biscotti con la Nutella e le pesche, così non devo ritornare di là. Pronta per mangiare e guardare la TV con il mio aiutante al ventilatore. Buon appetito, raga. Buon appetito, amore. Ok, raga, ho appena finito di cenare. Ho mangiato, diciamo, quasi tutta la lasagna. E niente, adesso mi mangerò un po' di dolce. Qui i biscottini mi sono preparata. Un po' di pesche.
e procede la serata. Raga, mi manco a Vale. Ti amo. Oh no, c'è solo il tè al posto tuo. C'è solo il tè. Che mi ricorda te. Te lo giuro, amore, non mi arrabbio più se bevi attaccato al tè. Ho capito che sei troppo importante per arrabbiarmi solo per questo. E io per te ho bevuto attaccata sulla bottiglia. Mi manchi tanto, amore. Te lo giuro, voglio che tu lo sappia, veramente. Mi manchi. Cioè, questo cuscino, grazie che me l'hai comprato, però non è te. Gli ho detto anche buon appetito, amore. Anzi, no, di qua. Buon appetito, amore. Buon appetito, amore. Grazie, ti amo. Ti amo. Dio, mi manca tantissimo solo a pensare che stai a Roma. Amore, torna da me, torna da noi tre, ti aspettiamo. La tua famiglia ti aspetta. Allora, il fratellino mi sta dicendo, cosa hai detto? Ah, di a papà che lo amo. E che gli manchi la mamma. E che ti sta aspettando. E vorrebbe un bacio adesso, un bacio, adesso, adesso, un bacio, un bacio, vuole un bacio. E poi mamma, ah, mamma mi ha detto prima di dirti che gli manchi, che ci manchi a tutti e tre e che sta dormendo, però ti pensa e ti sta sognando. E io, amore, te lo sto dicendo da quando te ne sei andato che mi manchi. Continuiamo questa serata. Ok raga, io ancora non dormo, sono precisamente le 11:13 e gli ho scritto a Vale. Comunque, se vi state chiedendo perché Vale è andato a Roma, io mi sono dimenticata praticamente di dirvelo, è che il fratello sta finendo gli studi, cioè l'ultimo, lui studia recitazione e la sua accademia finisce oggi praticamente con l'ultimo spettacolo e Vale ha deciso di andare a vederlo, anche perché non va mai perché abita a Roma, quindi per fargli una sorpresa è andato. E gli ho detto, amore, mi mandi una foto con metà cuore, guardate cosa voglio fare. Eccolo, me l'ha mandata. Ok, la vedete? Ok, eccoci qua, siamo insieme, amore, adesso. Mi manchi, amore mio. Sono forte, non ho paura di niente. Non è vero, so paura, non ho troppa paura, ve lo giuro. E mi manca troppo Vale, amore, non mi dici. Comunque, stavo dicendo, ho appena fatto una pazzia, ma no, no, non è pazzia, no, non è una pazzia. Però vorrei fare una sorpresa a Vale domani, molto carina, molto romantica, perché mi è mancata tantissimo, ve lo giuro, tante. E ho comprato delle cosine. Non so se le farò vedere in questo video o se ne farò un altro, quindi non lo so. Però domani quando arriverà gli farò questa sorpresa e manderò Martino a fargli questa cosa, cioè questa roba. Quindi sarà una cosa molto dolce, quindi non lo so. Non so se faccio che chiudo il video entro questa sera, cioè quando vado a dormire spengo la telecamera e dico il video è finito qua, oppure che lo continuo fino a domani mattina, no? Però sarebbe troppo lungo, cioè nel senso, secondo me la cosa migliore è quando metterò a dormire, ovviamente non adesso, io spengo questo video, spegnerò il vlog e rinizierò il nuovo vlog per il ritorno di Vale, quindi un altro giorno. E sì, credo che farò così perché se no il video veramente dura tantissimo, ok che vi piacciono i nostri video lunghi e ne sono consapevole anche a me, però raga, 50 minuti di video, non so se ce la fate a reggerlo, quindi vabbè. Comunque adesso mi metto a giocare un po' Animal Crossing per non pensare a quanto mi mancava. Amore, non è per niente uguale questo coso che mi hai comprato, è bellissimo, però non è per niente uguale, non sembri tu. Forse se ci mettevi un po' di puzza di ascelle, forse sì. No, amore, però vabbè. Chissà se anche tu stai dormendo male senza di me. Mo' Lula. Festa! Vabbè. Vi aggiorno fra poco.
Comunque che belli i capelli oggi, non lo so, mi piacciono tantissimo. Proprio quando non c'è Vale mi piacciono i miei capelli, perché? Perché mi vedo sempre più bella quando non c'è Vale? Perché, perché lui è troppo bello per me. Sto scherzando, io l'amo alla follia. Comunque, niente raga, sto cercando di parlare perché così almeno sembra che sto parlando con qualcuno e non sono sola. E mi dà un po' più di... Ok, vabbè, ci vediamo fra poco. Sono le ore 23:40 e io mi sto mangiando le pesche. Vi aggiorno fra poco. Ok raga, pausa perché ho finito adesso di mangiare le pesche, ma mangio qualche altra cosina, ma in chiamata sto con mamma da un'ora. Aspetta, ve la faccio salutare. Vai mamma, saluta. Saluto tutti i Space Familiani, ragazzi, vi saluto. Guardo tutti i video. Lo so, dillo, ma che sei la prima fan, dillo. Sì, sono la prima fan tua, vostra. Raga, vede tutti i video. Commenta sempre. Se trovate il commento di Eva MJJ, sappiate che è mia mamma, è lei. Vabbè, raga, io finisco di parlare sì, con... sono io, presente. Finisco di parlare con mamma e poi ci sentiamo. Comunque ancora non sto dormendo e sono le 1:00 di notte. Ci vediamo fra poco. Ok, sono le 1:30. Ho finito di parlare con mia madre al telefono e adesso mi mangio le mie ciambelline con la Nutella. Sì, a 1:30 di notte perché non ho ancora sonno e saranno stati i nervi di oggi perché sono veramente... cioè, mi ha devastato il figozzo di mamma, ve lo giuro. Succederanno altre 1000 volte ste robe, non è la prima volta. Ovvio, questo è anche l'essere mamma, come ho già detto. Però, per essere la prima volta e sono stata sola, è stato abbastanza... particolare. Ho controllato Martino, ogni tot vado di là e lo controllo, sta da Dio, dorme e niente, vado a ricontrollarlo. Mamma mia, che faccia. E va bene, a voi. Comunque sono andata di là a vedere Martino, dorme. Sono le 2:30, io ancora non ho sonno e mi sono fatta un impacco sui capelli. L'ho fatto al volo, cioè è quello spruzzino della Schultz che ho e devo dire che adesso ci dormirò e sembrerò una scopa per pulire per terra. Sì, domani mattina mi risveglio con tipo il mocio in testa, però va bene così. E sono andata un'altra volta da mamma, tutto a posto, sta dormendo. Mamma mia, sono proprio una mamma. Sono le 3:30 e io sono ancora così. Ancora in piedi, vigile, sveglia. Sto impazzendo. Vabbè, comunque, basta. È arrivato il momento di chiudere questo video e iniziarne uno nuovo domani. Quindi io mi corico, mi metto a dormire sul mio cuscino che mi ha comprato il mio amore. Metto qui la telecamera come se foste voi Vale, così. E faccio buonanotte amore. Ci vediamo in un prossimo video della Space Family. Buonanotte, amici.